Uniti che proliferano, che circolano anche troppo, ma adesso diamo un'occhiata alla giornata di ieri, poi ci rivediamo per i saluti. Riassunto per immagini. Diciamo. Riassunto per immagini. Reato grandissimo quando incarceriamo qualsiasi persona che proviene dalla stampa per un qualsiasi motivo in un paese come il nostro, per non aver annunciato le proprie fonti. Ma dall'altro punto, Judith Miller forse sarebbe stata imprigionata per uscire con Chalabi. Comunque, l'informazione più difficile da ottenere ormai, sì, ormai da tempo, non è soltanto l'11 settembre la causa di questo. Il mio padre era un anchorman e poi ha smesso alla fine perché si trattava sempre più di spettacolo e meno di notizie. Effettivamente è sempre la questione di quanto bisogna pagare per le notizie, per l'informazione, ma il pericolo sta nel fatto che la maggior parte delle persone ottiene le informazioni dalla televisione. Noi siamo ciclici, invece ci sono fasi in cui facciamo delle cose stupide, utilizziamo la paura per attaccare le libertà civili e poi ci riprendiamo. Andiamo, ci siamo già stati in questa situazione, quindi possiamo andare avanti e vinceremo alla fine. Signor Clooney, lei ha fatto molti film, semplicemente spettacolo. Quando lei fa un film di questo tipo, di un altro tipo, che probabilmente creerà un dibattito pubblico, quanto è più soddisfacente per lei come artista fare un film di questo tipo rispetto agli altri? È sempre molto bello fare un film di questo tipo. Io non sono un snob. A me piacciono i film e spettacolo. Ocean's Eleven, per esempio, per me andava benissimo, sono divertentissimi, ma quando facciamo invece un film come questo, come Three Kings, Tre Re, che effettivamente suscitano qualche commento, Siriana per esempio, crea qualche problemino, sono divertenti perché creano un dibattito, comunque è divertente, fa parte di questo dibattito, soprattutto adesso che la legge sul Patriot Act, la legge sul patriottismo farà un secondo passaggio, quindi è molto bello fare parte di questo dibattito sulle libertà civili e discutere se vale la pena, se è giusto togliere queste libertà. Per me va benissimo un dibattito di questo tipo, non ho fatto il film come un protesto contro un'amministrazione, per me era un riferimento storico, perché io sono cresciuto come fan di Murrow e dei suoi discorsi in quel momento. Voi trovate in qualche riferimento ad oggi, a me fa piacere, però il mio obiettivo non è quello di attaccare l'amministrazione attuale, io volevo semplicemente suscitare un dibattito generale. Ah, allora una domanda per Mr. Clooney, sorry. It's okay, maybe I understand.